In teoria non esiste mungitura, perché in teoria la mungitura in questo territorio, che è montagna, dovrebbe iniziare a fine novembre, dicembre, ok? Adesso noi abbiamo trovato il latte da un pastore che è... Esatto, Frimmande. Una magia! Adesso sta facendo una magia. Sta facendo una magia. Sta fermando la cagliata con le mani, cioè sta compattando i fiocchi che ha rotto e avvicinandoli l'uno all'altro con calma. Non è una cosa che puoi fare in nessun altro modo, ma la deve fermare, sto per dire con l'imposizione delle mani, ma è così, con l'imposizione delle mani, con una pressione che è lievissima, cerca di portare sul fondo del calderone i fiocchi che tendono a salire per galleggiamento, ovviamente. Quello che vi dicevo sul latte è questo. Questo è un latte, un latte deristo, diciamo noi. C'è un pastore di Gavoi che ha già qualche agnello. Gli agnelli non riescono a acquisire tutto il latte che la mamma produce e quindi il resto del latte l'hanno munto e ce l'hanno dato per fare questa dimostrazione. Non è un latte organoletticamente perfetto per fare la produzione del fiore sardo, lo stiamo usando per fare la dimostrazione in questo momento. Quando serve il fiore sardone fatto, praticamente rende più spausola. Esatto. Il latte a molto... Da più latte serve il fiore sardone, però la resa è più spausola, esatto. È minore. La lattazione è molto ampia, ma la resa per quanto riguarda la produzione del formaggio è inferiore. Perché? Perché ha meno caseina, a meno grassi, perché c'è l'agnello ovviamente che si sta cibando di quello, quindi l'agnello esige moltissimo e quello che ci rimane è un latte un pochino più povero. Il latte più povero ovviamente genera una forma più piccola. Se noi mettiamo 25 litri di latte adesso, vedete, fatto con le mani, che si chiama piccadura, che è esattamente la pizzicatura della pasta, nasce per far perdere il siero ad ogni fiocco che il pastore va a pizzicare. Più siero riesce a far perdere il pastore, più il formaggio è potenzialmente stagionabile e potenzialmente risponderà al sapore che raccontava la signora 5 minuti fa. Nel momento in cui noi prendiamo la pasta che abbiamo compattato con le mani, stiamo già iniziando a dare la forma al formaggio. Il formaggio avrà una forma troncoconica e tondeggiante, diciamo. E adesso dobbiamo parlare del perché si chiama fiore, perché adesso stiamo vedendo la pasta già nella forma. Ciao fratello. Del perché il formaggio si chiama fiore. Leggenda storia vuole che il formaggio fiore sardo si chiami così perché prima delle forme in alluminio che voi vedete, super lavabili ovviamente, giustamente, dice l'impressione del fiore sulla pasta. Oggi ovviamente per una questione igienico-sanitaria, come potete immaginare, ma anche per una questione di comodità e di leggerezza degli strumenti di lavoro, si utilizzano le forme in alluminio. Sarebbe molto faticoso. Prima si utilizzavano anche forme molto grosse per fare il formaggio, molto più grandi di queste. Oggi una forma di fiore sardo pesa 3,5 kg circa, da circa 25-30 litri di latte. Vi dico 25-30 litri di latte perché a seconda del periodo dell'anno serve più latte o meno latte a causa di quello che vi dicevo, a causa del pascolo, a causa del tipo di produzione del latte che stanno facendo le pecore in quel momento. Oggi, cioè, come si prende? Qualcuno l'assaggiava, sicuramente l'assaggiava. Assolutamente sì, ma poi lo potete assaggiare. Noi non che pensavamo, sabato del mangiare. Non mandavamo nulla vinta da che venire da sua prima cosa che assaltavamo durante traduzione simultanea, ci alzavamo alle 4 del mattino e nessuno mangiava niente prima di finire, non di mungere ma di fare il formaggio. E la prima cosa che assaggiavamo era un pezzo del formaggio fresco. E vi stavo dicendo un'altra cosa, il formaggio, adesso io accelero le fasi produttive perché ovviamente molte non ve le potremo fare vedere. Il formaggio dopo la produzione va in salamoia per diventare fiore sardo, perché oggi il fiore sardo è anche una DOP. Per diventare fiore sardo va in salamoia dalle 24 alle 36 ore, perché? Perché il sale è il suo conservante e il sale è quella sapidità che voi sentite
sulla lingua quando lo assaggiate, che viene sicuramente dal pascolo che le pecore si sono scelte, ma viene anche dalla salamoia che noi gli diamo. Gli possiamo dare molta salamoia se vogliamo una lunghissima conservazione, meno salamoia se vogliamo un formaggio da tavola più facilmente commestibile nell'immediato, cioè, oppure un po' di un formaggio da grattugia forte, e un formaggio da grattugia forte ha bisogno di più salamoia perché ha bisogno di più stagionatura. Dal momento in cui il formaggio va in salamoia, poi va sull'incannucciato, sta a Nizza, e l'incannucciato era il tetto, non voglio dire il tetto, era il soppalco della vita del pastore. Il pastore produceva, dormiva e conservava il formaggio, lo stagionava per la sua prima parte, tutto nello stesso ambiente. Se voi andate al Museo del Fiore Sardo, entrerete in una sala che è completamente nera perché la vita del pastore era scandita dal nero totale del fumo che il pastore si inalava, anche un pochino sicuramente. C'era il camino al centro della sala, e il resto era il suo habitat produttivo e di vita, ok? Dobbiamo immaginarci questo. Io ho conosciuto Justo si nava a rimondare, questo importante. Adesso vi sembra ancora strana, lui ha fatto la forma e gli sta tagliando dei pezzi quando era già formata, sta tagliando dei pezzi e si chiama mondatura. Justo della forma la zuda da. Salute. Ai solari. Tutto dai solari. Esatto. Lui prende dei pezzi dall'esterno. Se non si ha i gomiti, si può guastare la pseudo. Esatto. Guardate, adesso lui ha fatto la forma e la rompe nuovamente. La rompe nuovamente perché dentro c'è il siero deve andare via. Più riesce a mandarne via, meglio la forma andrà a compattarsi. Meno buchetti. Ok, esattamente. Il nero è perché è interessante. Il nero fuori. Come fanno? No. Il nero è sulle pareti. Da fare attire il siero. Qui è partito un pelo di qualche signore. Io non li ho così. Un ritorno già lo tiri, stringi. Capito? Nel momento in cui evidentemente c'è stata la modernizzazione delle aziende agricole, moltissimi pastori hanno smesso la transumanza e hanno scelto una delle due aziende che vivevano, dei due pastori che vivevano, per la stanzialità. Perché? Perché stavano impazzendo, giustamente, perché non vedevano più la famiglia, giustamente, perché hanno una vita non come la nostra, perché nessuno di noi si alza alle 3:30 del mattino alle 4, ma vorrebbero averla più simile alla nostra, e quindi hanno scelto una delle aziende dove essere stanziali e dove hanno fatto il loro mini caseificio. Nel mini caseificio c'è una sala produzione dove si fa questo, e c'è una sala affumicatura dove si affumica e dove il pastore non si affumica possibilmente, che gli rende il marroncino, e dalle costanti unture che il formaggio vede, e sono quelle per proteggerlo dai agenti esterni, evidentemente. Con l'olio d'oliva, cioè sempre con l'olio d'oliva. Sì, assolutamente. Che non è il nostro, e noi non le produciamo, lo producono a Salute, per capirci. Allora, sicuria, pinza, o Zulustin. Su Buttiru, sai, da Sarreutti, sai, da a creare, si pistava, si sentiva.